l'anno scorso, e devo ringraziare tutti i 230.000 persone che sono venute in questi, quando avremmo finito le 22 date. Quindi questa è la 21esima e la 126esima del tour mondiale. Io sono contento di essere qua con voi, di ritrovarvi veramente. Non mi sarei mai aspettato a 62 anni, e dicevo alle mie figlie, dicevo, ma io verso i 40 anni smetterò. Poi mi sono accorto che smettere non ha un grande senso. No, nel senso che questa è la mia vita, cosa faccio? Potrei fare il veterinario, ma... No, smettere! Io ho studiato, ragazzi, sono quasi laureato, 35 esami. Non sono mai andato all'università. 35 ho cercato di darli, ne ho fatti 3. Detto questo, allora, questo è il siparietto dove ci raccontiamo un po' di cose, però insomma un po' vi ho già detto. E io volevo cantare questa canzone anche stasera. Ogni sera noi, grazie a questa fantastica band, campagna dall'inizio, ormai abbiamo assimilato oltre 80-90 canzoni, quindi posso anche qualche sera cambiare scaletta e improvvisare lì. Questa però la voglio fare, che è in scaletta, poi dopo vedremo. Questa è una canzone che ho scritto con un mio amico, grande amico, e un'icona, un poeta, che è Francesco Guccini. La canzone è Non so più fare. Buona,
un soffio caldo di libertà. Ora libertà. Cosa dire? Grazie, no, che Dio benedica voi. Io sai, sono in qualche modo mistico, anche se mescolo un po' il sacro profano, cioè, ma sai perché? Perché sono cresciuto, come ti ho detto, o forse l'ho già detto, sono cresciuto a Roncocese, di fronte a casa mia c'era una chiesa, c'è la chiesa, c'è ancora. Dove io andavo a imparare l'organo e avevo, diciamo, un tacito accordo con il prete, Don Togliatello, che mi faceva suonare l'organo in cambio di servire la messa, di aiutarlo. Insomma, io suonavo procolaro, suonavo roba progressiva, non certo musica da chiesa, insomma. Però c'era anche il partito del Cosari, la cooperativa del Partito Comunista. Pomeriggio andavo a vedere, a giocare a briscola ai vecchietti, ma sentivo di quelle cose che non ci ho capito né di qua né di là. Sono tutte balle. Allora io sono cresciuto dicendo, vabbè, sto tra sacco profano, così almeno non scontento nessuno. Però lo sai la mia fede qual è. Sono stato fulminato sulla via di Damasco. Basta, con vedo nero, ecco. Folgorato sulla via di Damasco. E purtroppo non mi passa questo vizietto. No, non è un vizietto, è una cosa buona. So. È tutta salute, bravo. La signora detta tutta salute fantastica. Dai, parliamo di cose serie. È una canzone che non faccio da un po', perché spero che loro se la ricordino. E viene da blues, mi sembra. Sì, viene da blues. Amen. Allora, proviamo. Amen. Prima faccio il mio mestiere. Say
così cantando, passa meglio. Facciamo un po' di compagnia. Ehi me, e cammini come me, l'altra parte della strada. Che ci facciano compagnia. Compagnia.